Domenica 29 marzo a Mogliano è stato inaugurato il Museo Terre Artigiane, un percorso interattivo che intreccia tradizioni locali, paesaggio e società. L'appuntamento rientra nell'ambito del progetto Terre Artigiane, realizzato con il contributo di diversi soggetti istituzionali e che ha coinvolto oltre 45 artigiani del territorio. Il fatto che quattro comuni, 45 artigiani, partner importanti come la Regione Marche e la Camera di Commercio abbiano dato seguito a un'iniziativa di questo tipo può solo che far sperare per il futuro del nostro territorio, perché dalle idee delle persone e dalla volontà di realizzare queste idee poi nascono progetti imprenditoriali e occasioni di crescere nel futuro per le generazioni che verranno. Questo progetto rappresenta proprio l'applicazione pratica di quelle cose che ci siamo detti nei seminari estivi di Simbola, nei convegni, nelle attività anche di istituzionali e in quello che ci siamo detti anche con i territori, e cioè capire come le Marche possano mettere insieme tutte le loro opportunità, tutti i loro talenti, tutti i propri talenti per poter dare una nuova prospettiva alla manifattura di qualità. La straordinarietà di questo progetto è che è partito in un anno e mezzo già comincia a produrre effetti concreti. L'anima del progetto sta proprio in questo elemento, cioè di puntare alle qualità ambientali del proprio territorio e trasformarli in occasioni di lavoro, in occasioni di sviluppo. L'idea è nata da alcune passioni e alcuni interessi che da anni porto avanti sia come artigiano ma soprattutto come cittadino, perché sono un restauratore di professione e quindi un artigiano, ma mi occupo da ormai 20-25 anni di ambiente tramite delle associazioni ambientaliste e da 20 anni collaboro con Legambiente per le tematiche del territorio. Poi strada facendo ho cercato di mettere insieme queste passioni e capire come queste potevano essere unite in un filo conduttore. Con l'allestimento di questo museo denominato Terre Artigiane. È un museo che non è un museo statico, un museo come lo immaginiamo nel vero senso della parola, ma è un museo nettamente più dinamico, è un museo che guarda al futuro, è un museo dove oltre alla parte espositiva sono presenti delle sezioni o delle aule sia da un punto di vista didattico che da un punto di vista progettuale. Con questo voglio dire che è un museo dove noi cerchiamo di far rivivere le nostre, rivitalizzare sia il nostro territorio, il nostro paesaggio che la nostra cultura artigiana.